Ho creato il campionato delle regioni italiane su Football Manager. Ebbene sì, ho creato questo nuovo campionato con le nostre 20 regioni, come vedete qua su schermo, che entrano perfettamente all'interno della Serie A, dove ogni squadra avrà come rosa i giocatori che sono nati in quella specifica regione. Quindi ovviamente le regioni più piccole soffriranno di più, però ci possono essere grandi sorprese. Ma andiamo un attimo a vedere le statistiche prima di ovviamente iniziare questa lunga stagione con 38 partite e decretare quindi la regina dell'Italia, la regina d'Italia possiamo chiamarla. La top 11 vede più o meno alla fine la formazione titolare della nazionale, se non per un solo giocatore che avrete già notato che chissà perché è finito lì. Tiago, che andiamo subito a vedere, che è un giocatore della Puglia, è proprio pugliese, quindi è nato in Puglia ufficialmente, quindi giustamente è un giocatore titolare e fortissimo, tra l'altro, della Puglia, appunto. E, però, guardando un po' le varie quote, avrete notato che è la Lombardia al primo posto, perché sicuramente è la squadra più completa di tutte. Non ha un vero fenomeno, se non Tonali, se vogliamo considerarlo, forse vedendo un po', perché qui sono solo giocatori italiani ovviamente, o almeno nati in Italia, non è che abbia chissà quale campione fenomeno, ecco, campione sì, ma fenomeno no, però ha una squadra tutta completa, soprattutto gli 11 di partenza, la difesa è del Milan e Inter alla fin fine, è il centrocampo è del Milan e della Juventus, è un attacco un po' deficita perché c'è Gabbiadini, Pessina, Biraghi che è anche un po' fuori ruolo, e Belotti, però ha una squadra, buona squadra, ma attenzione ad esempio alla Campagna che in attacco c'ha però Insigne Immobile, quindi uno degli attacchi probabilmente più forti di questo campionato, la difesa un po' vecchiotta con D'Ambrosio, Izzo, Criscito, però in porta c'è Donnarumma, quindi comunque hai dei fenomeni in campo. La Lazio che è data seconda è più o meno simile alla Lombardia, nel senso che è una squadra più o meno del tutto completa, che copre anche la panchina, però magari non ha il colpo, il grande colpo, anche se, se devo dire, la difesa Pellegrini, Romagnoli, Bonucci e Zappacosta, io la preferisco a quella della Lombardia, di Marco, Darmian, Bastoni, Calabria, non so, ditemi voi, ma secondo me questa è più forte. Poi in attacco effettivamente Caprari, Scamacca, niente di che. Avrete anche notato che gli stessi allenatori sono della regione in cui sono nati, quindi Ranieri ovviamente del Lazio, Lombardia abbiamo De Zerbi, e poi discorrendo Campagna Sarri e l'Emilia Romagna, che io sinceramente, se devo diciamo puntare dei soldi in questa competizione, io 10 euro sull'Emilia Romagna. Poi non so voi, secondo voi chi è la favorita, ovviamente non sapete tutte le squadre, ma già avere Ancelotti come allenatore, secondo me non è male. Poi vabbè, c'è la Toscana, con Zaniolo, Di Francesco in attacco, Di Lorenzo, Chiellini, Rugani in difesa, quindi torna la vecchia coppia della Juventus. Il Piemonte, che pur essendo una regione molto grossa e molto ricca, non la vedo benissimo. Cioè, c'ha Chine, Gnonto, è vero, però poi il resto a centrocampo è terribile. In difesa, ok, c'è Gatti, Buongiorno, Bamba. Sì, ok, però non è che sia una grande squadra. Poi abbiamo il Veneto, invece il Veneto ha solo una cosa, i terzini, forse i terzini più forti di questo campionato, che sono, cioè la coppia di terzini più forti, che è Udoge e Lazzari. Beh, secondo me non sono male. Poi per il resto, guardate i nomi, dici, ma che cacchio sono questi qua? Cioè, sì, c'è Valotti, c'è Vignato, ma c'è Kumbulla anche, però nulla di più. Friuli Venezia Giulia, ottavo, è una bella sorpresa, non me l'immaginavo così in alto. Almeno per le quote, poi vedremo in campo con l'allenatore Edoardo Reja. In attacco abbiamo Petagna, centrocampo interessante, molto fisico con Cristante, Pobega e Chrisetig, non so se è Chrisetig o se va bene, non importa. E la difesa sinceramente non ne conosco neanche uno se non forse Calderoni. In porta, scusate, c'è Meret, quindi buono. La Liguria invece, abbiamo un bel attacco con El Shaarawy, Pellegri.
In difesa, in centrocampo, scusate, Sturaro, Maggiore e Barberis non benissimo. In difesa anche qui non benissimo. Forse c'è Bastoni, ma nulla di più, è in porta Fiorillo. Quindi forse perché la difesa anche il portiere è deficita. Però ha un buon attacco, secondo me può essere un'altra rivelazione importante. La Puglia invece abbiamo Castrovilli e Caputo, bellissima coppia. E abbiamo appunto Thiago a centrocampo, poi il resto un pochino deficita sicuramente, nomi di seconda, terza divisione, anche più là, più andiamo giù di categoria fino a raggiungere anche probabilmente la terza categoria, ragazzi, veramente a quei livelli siamo. Sicilia abbiamo un attacco incredibile, Jasi, Balotelli, mamma mia. Per il resto nessun altro nome importante, o almeno per me, poi magari per voi avete dei nostalgia di qualche nome che vedete qua, ma Sampirisi forse, niente di più. Sardegna, a Sardegna invece c'è squadra vecchissima, ragazzi, perché c'è appunto Ragazzu, Mancosu, e però c'è Barella, forse uno dei centrocampisti più forti che abbiamo qui in Serie A. Sirigu, anche lui molto vecchio, poi c'è Muro a sinistra, forse messa così bassa perché è appunto molto, molto anziana e quindi non so se reggerà tutto il campionato. Calabria abbiamo Iemmello in attacco, c'è Viola, se vi ricordate, Faragò, nomi che a me ricordano qualcosa ma nulla di più. Le Marche, sì, andiamo sempre più in basso con i nomi, però qui c'è un centrocampo di qualità, Sensi, Bonaventura e Orsolini. Cioè, non capisco perché sia 14esima, perché comunque ha tre nomi importanti. Poi probabilmente il resto è di terza categoria, immagino, perché andiamo a vedere, signor Ligi, effettivamente non è proprio la Serie A, però nemmeno così scarso. Ligi giocava a Triestina, quindi Serie C. Andiamo a vedere poi l'Umbria. L'Umbria abbiamo un nome che esce subito, è Spinazzola o Caca, e poi si... Cepitelli forse, nulla di più, quindi Spinazzola sicuramente il giocatore più importante, ma Okaka può comunque fare un po' la differenza, è ancora molto forte, invece la velocità è un po' deficita, però fisicamente ancora regge. E poi abbiamo il Trentino Alto Adige, abbiamo Pinamonti in attacco, buon giocatore, e poi il resto io veramente, sono tutti giocatori semi tedeschi barra austriaci, non ho idea, però molti non sono, diciamo, italiani, cioè sono italiani, però diciamo che hanno origini ovviamente non italiane. Abruzzo, Ciofani e ovviamente eccolo qua, il centrocampista più forte d'Italia, Verratti, quindi incredibile. Poi basta, ci sono diversi Ciofani, c'è Sorrentino che non è quel Sorrentino del Chievo. Poi io, ragazzi, ho abbastanza cultura nel calcio, però raggiunge un limite, questi non li conosco. Andiamo più in giù, il Molise. L'unico giocatore che probabilmente tutti conoscete è Antenucci. Poi il resto non lo so, cioè Perrotta, ma non è quel Perrotta, Esposito è un qualsiasi Esposito, e non ho nient'altro da dire. Data 901 per la vittoria del campionato. Andiamo alla Basilicata c'ha. Comunque non so perché è data così bassa, perché io vedo un Sansone, che è quel Sansone, mi pare, andiamo a controllare. Sì, è quel Sansone lì della Sampdoria. Però vecchio, molto vecchio. E poi però abbiamo Zaza, ragazzi. Zaza, ancora 31 anni, sembra ormai giocatore passato, ma comunque c'è, esiste. E andiamo all'ultima squadra, invece, data 2001, la Valle d'Aosta, dove l'unico giocatore che vi dico io è Bessi, che è dell'Ajax, mi pare. No, scusate, del Rangers. Allora c'è un altro, forse. Comprato per 23 milioni da Valle d'Aosta, va bene. E l'ultimo mi pare ce ne fosse tipo Dain, no, non è lui, non lo sapremo mai. No, sì, forse è questo, no. Eccolo qui, Caviglia, anche lui è della Juventus Under 23. Quindi comunque questi sono i due nomi più rappresentativi. Vi ho fatto un attimo di panoramica di queste squadre. Ovviamente sono anche le riserve che poi si analizzeranno durante le partite, perché... si partirà da questo calendario, questa prima giornata di campionato. Noi probabilmente, così ad occhio, andremo a seguire Liguria-Veneto, diciamo sarà il main event del prossimo video. Poi ovviamente vi aggiorneremo su tutti gli altri risultati e sulla classifica che ne uscirà, e andremo avanti così. Grazie mille per questo video quasi senza editing, spero vi sia piaciuto comunque, molto semplice ma molto chiaro. Ciao a tutti.